a tutti ragazzi, ciao! Vi siete svegliati bene oggi? Buona mattina! Come ieri ho fatto, ragazzi, voglio insistere anche oggi. Voglio provare a vedere se me lo fate piacere questo Dofus Drup, ragazzi. Siamo già arrivati alla quarta puntata, al quarto episodio, e per chi tra di voi avesse per caso iniziato a giocarci, oggi siamo in un punto molto molto interessante. Come vedete sopra la testa del mio Dofus siamo arrivati a 2021 stelline, ragazzi. Questo vuol dire che si può comprare un potenziamento bello sugoso, bello interessante, e avevo tra l'altro una mezza idea. Prima di andare ad acquistarlo, ragazzi, andiamo a farci un bel saltino nel market, e come vedete abbiamo nei booster a 3000 il rocket booster che potremo comprare, ma ancora non abbiamo sufficienti stelline. Il launcher, ragazzi, a 2000 invece potremmo già comprare l'ultra mega ramp, non so neanche che cosa sia, porca miseria. Power ups, ragazzi, anche qua potremmo prendere la quarta scatola di fagioli a 2005 o aumentare la potenza sia di rimbalzo che della scatola stessa con 1000, ed è effettivamente 1500 stelline. Abbiamo la possibilità a 1300 di arrivare al massimo con il Greasy Beast, che è il coso per scivolare. Poi altri potenziamenti interessanti, tra cui ancora quasi all'inizio gli uccellini, quelli che volano, i flacci, però ancora non mi interessa. Tra l'altro, ragazzi, non so se l'avevate notato, ma guardate che bello che è, guardate che bello con quel ciuffo di biondo che ho appena trovato, me lo sono subito messo su in testa. Ma in realtà, ragazzi, io voglio con 2000, voglio andare a comprare le ultime ruote, le Rogue Riders. Andiamo a vedere un po' come si comportano. 2000 stelline spese e prot, le andiamo ad equipaggiare, ragazzi, quindi direi che siamo arrivati praticamente al momento di andare a testarle sul campo. Vediamo un po', guardale, guardale che belle che sono con gli spuntoni, e va, c'ha già la faccia lì pronto, c'ha quella faccia lì da intelligente che porca miseria, porca, non si sa cosa vuole fare. Prima di andare a farci un paio di cadute, ragazzi, vi ricordo di mettere un bel like. Lo so che siete mezzi addormentati, che state andando a scuola, ma mi raccomando, non dimenticatevi di mettere il bel like e di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Vai. Oh mio Dio, che aderenza! Che aderenza, attenzione, parte anche. Oh, guarda cosa se ne va! Guarda cosa se ne va! Vediamo all'impatto, vediamo all'impatto! Porca! Teniamolo, mamma mia! 1200 di caduta senza neanche perdere la biga, ragazzi, siamo già a 1400. Guardate con che velocità va giù, mamma mia! No, e si incastra. Bene che viene colpito. Peccato che eravamo su un avvallamento. No, la montagna che ci tira la cartella, ragazzi, ci respinge verso la terraferma, ma stiamo recuperando. Che sfigati che siamo. Che sfigati. Andiamo col secondo. Vabbè, ma dai. Ma dai, vediamo se questo terzo coso di fagioli ci viene in aiuto. Bene che abbiamo preso il biscuit. Il biscuit coso, non mi ricordo come si chiama, ma è l'uccellino biscotto che ci dà, oltre a pettare di violenza, ci fa rimbalzare verso l'alto. Purtroppo ci incastriamo nelle spine, quindi niente da fare. 1962, andiamo a farne un'altra. Andiamo a farne un'altra, dai, che non ci costa niente. Forza. Intanto, dopo essere arrivato il quarto giorno che ho giocato a Dofus Drup contemporaneamente, se andate a vedere i video che vi appaiono durante quando avete finito la partita, vi dà, al posto che 50 stelle, ve ne dà 60. Oggi ancora, guarda la biga che scende, tenta di riprenderla al volo, non ce la fa, avanti Dofus. Ma che sfigato che sei, sempre contro i forchettoni. Vai, manca per un pelo la bomba, ma si continua la grande discesa. La bici d'oro, no! L'unica volta che non mi serviva che la bomba mi venisse addosso, porca miseria, mi è venuta addosso. Dai Dofus, guardalo lì come rimbalza giù dalla montagna come se fosse una frana. 1600, vabbè, cos'è, la festa degli occhi. 1690, 1700 e anche la macchina pericolosa, ma ci viene in aiuto perché ci dà una bella spinta. Oh porca miseria, anche l'occhio ci aiuta, anche il secondo, ragazzi. Bene così, 2000 passati in questo momento. Per un pelo saltiamo sopra al fianco delle, come si dice, che sfiga, delle punte. Dobbiamo usare ancora la scatola di fagioli per non finire bloccati.
Vai Dofus, vai Dofus, vai, 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 vai. Vediamo se scende, vediamo se scende. Attenzione, ne schiva due. Ne schiva due, riparte, riparte. Attenzione, meteoriti, c'era un'altra biga. C'era un'altra biga, ce la siamo persi, ce la siamo persi. Non so cosa sia successo, ma la vedo grigia. Meno male che avevamo ancora l'ultima scatola di fagioli. 2500, 2500, attenzione, attenzione. Ne recuperiamo un'altra, ne recuperiamo un'altra. Che grande discesa, che grande discesa. 2007, ragazzi, dai, dai. Meno male che ne avevamo l'ultima. 2008, schiviamo anche i meteoriti, saltiamo per un pelo, 2009, ah, brutta, 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 2904, vabbè, dai, non voglio il Rescue Shark, non lo voglio, non lo voglio, vabbè, vabbè, la cosa che mi premeva di farvi vedere oggi, ragazzi, erano le nuove ruote, che sono veramente molto belle, andiamo a vederle, se ce le fa vedere con i nostri, guarda che bella bici, guarda che bella bici. Beh ragazzi, io spero che anche questa mattina vi sia passata un po' di più vedendo questo video di Dofus Droop. Fatemi sapere qua sotto se anche domani lo volete e soprattutto fatemi vedere quanti like riuscite a lasciarmi, così anche io magari ve ne porterò un altro. Io vi saluto e vi auguro una buona giornata. Ciao!